Puntata speciale quest'oggi di Casa Giallo Blu. Andremo al Cenacolo, vedete, ristorante ufficiale del Modena. Dentro c'è Gerardo che ci aspetta. Buongiorno, cosa posso servirvi? Due caffè, cortesemente. Perfetto, mentre io faccio il caffè, poi vedrete il filmato, l'intervista a Giovanni Zara. Giovanni, siete in un buon momento, due vittorie consecutive, l'ultima ancora una volta senza subire gol. Una difesa che funziona come tutta la squadra. Sì, siamo molto contenti, siamo in un momento positivo. Avevamo bisogno di 6 punti nelle ultime due partite, abbiamo raggiunto l'obiettivo in più senza prendere neanche gol, quindi siamo contenti, il morale è positivo, adesso ci prepariamo al meglio alla sfida di domenica contro il Fano. La classifica dice questo, che è un campionato difficilissimo, grande equilibrio in coda ma anche lassù in cima, ci sono tante difficoltà da affrontare. Sì, ci sono tante difficoltà da affrontare, tante squadre che comunque hanno un organico importante, quindi ogni domenica più o meno ci si ritrova sempre ad affrontarsi, quindi l'unica cosa da fare è affrontare partita dopo partita e cercare di guardare la classifica il meno possibile e pensare al nostro percorso. Adesso arriva il Fano, altra squadra di bassa classifica, poi ci sarà il Padova e lì sarà il momento per fare il bilancio di questo fine anno. Sì, sicuramente queste due partite daranno un segnale importante a quello che vogliamo fare poi da gennaio in poi con l'anno nuovo. Pensiamo prima alla partita di Fano, che nonostante la classifica è sicuramente una partita da non sottovalutare, e poi dopo penseremo a Padova e a giocarci questa partita al meglio come facciamo sempre. Giovanni, dietro c'è un albero di Natale, l'occasione per fare gli auguri ai tifosi del Modena. Sì, faccio gli auguri di Natale a tutti i tifosi del Modena, in particolare al nostro sponsor Giacobazzi, che è stato colpito dal dramma dell'alluvione. Gli siamo vicini e le vittorie sono anche per lui. Ragazzi, eccoci qua, la pasta integrale per Mario, al turno per Michael Barutti, vediamo il turno e la classifica. Dopo tanto lavoro ai tavoli del Cenacolo, vediamo un filmato che ci illustra questo splendido locale ad un passo dal centro di Modena. Il nostro viaggio al ristorante al Cenacolo si chiude qua, veniteci a mangiare perché si mangia veramente bene, c'è del personale molto bravo e simpatico come il sottoscritto, no ovviamente io sono un intruso, grazie davvero per l'attenzione, forza Gialli!